la prossima settimana in diretta un altro question time, questa volta botta e risposta con i lettori. Allora, andiamo appunto, Robby ci chiede come dire, la spiegazione del completamento territoriale, ma tu questa già l'hai fatta durante la diretta. Ecco, Manel ci chiede, ma le scuole che inseriscono nella possibilità di ruolo, è conveniente anche ripeterla nella sezione di supplenza, flaggando insieme annuale, fine termine, cambia qualcosa rispetto al copia e incolla? No, ma innanzitutto il copia e incolla purtroppo non si può fare, il sistema non ti dà la possibilità di copiare e incollare. È ovvio che Manel debba ripetere le stesse scuole nella sezione per la possibilità di ruolo e nella possibilità della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, perché sono due procedure che, anche se sono insieme nello stesso contenitore, sono due procedure totalmente diverse. Quindi io inserisco fino a 150 preferenze per la possibilità di avere un'immissione in ruolo e lo faccio, ripeto, le stesse scuole per avere un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Quindi ho due possibilità: se non mi va bene il ruolo, mi va bene almeno la supplenza annuale fino al termine dell'attività didattica. Ecco, Martina ci chiede, ma nella scelta delle scuole il sistema me le fa vedere tutte o solo quelle in cui il mio insegnamento è presente? Solo, cioè, ti fa vedere tutte. Quindi è per questo che bisogna fare attenzione, anche perché sappiamo che molto spesso con l'autonomia scolastica molte scuole hanno inserito anche degli indirizzi particolari al loro interno e quindi, conoscendo il territorio, conoscendo le scuole, per questo vi dico, vi rimando sempre ad andare a vedere questi organici, perché negli ambiti territoriali ci sono questi PDF, questi tabulati in cui ci sono gli organici e voi sapete nella scuola Dante Alighieri che cosa si insegna e se c'è il vostro insegnamento. Quindi sapete se si insegna quel tipo di disciplina e sapete anche se c'è una COE e sapete anche questa COE, quindi questa cattedra oraria esterna, dove completa. Andiamo con un'altra domanda, l'avevo intercettata, ecco questa di Sara. Come funziona quindi l'algoritmo? Quindi gira contemporaneamente su diverse classi di concorso? No, come dico sempre, come ho detto anche prima, il sistema è un algoritmo, quindi è un cervellone ed è intelligente se noi lo usiamo in maniera intelligente. Quindi siamo noi, come dico sempre, i padroni del nostro destino, e quindi che dobbiamo fare? Il sistema cerca di accontentarci. Se io sul sostegno non ci voglio andare, non lo metto come prima preferenza, metterò fino a 150 preferenze del posto comune, poi per temere di non essere chiamata sul posto comune, metterò fino a 150 preferenze sul sostegno. Quindi il sistema mi cercherà di accontentarmi alla prima di scelta, la seconda, la terza, la quarta, alla 150esima. Solo se non trova nulla va a cercare di accontentarmi su un'altra classe di concorso o su un altro tipo di posto come il sostegno. Ecco qua, Umberto ci chiede, ma i posti quindi al 31 agosto possono essere rubati, tra virgolette, dai vincitori di concorso oppure sono stati accantonati? Sono stati accantonati, almeno così ci hanno detto, perché io sono sempre molto, fino a che non vedo, non credo. Noi abbiamo fatto questa domanda, Umberto ha ragione, i posti sono stati accantonati, sia per le emissioni in ruolo dei concorsi che ancora non hanno avuto visto tutta la procedura, ma anche per appunto questi che si dovranno fare, anche quello dello straordinario bis, insomma, sono stati tutti accantonati e quindi questo non lo devono temere, perché non esiste che una persona che magari riesce a prendere una supplenza al 31 agosto poi se la vede soffiare da una persona che viene quella stessa scuola per il ruolo. Cioè quella scuola, quel posto al 31 agosto, se è stato accantonato, il sistema non lo deve trovare nella macchina, cioè non deve essere inserito dall'amministrazione in macchina. Quindi non concorre nel cervellone, ecco, non è nel cervellone, perché è accantonato. E quindi, ripetiamolo, i distretti quindi includono tutte le scuole, come faccio quindi a sapere a quale dicitura corrisponde ogni distretto? Allora,
Matteo, se vai sul motore di ricerca e scrivi distretti scuola Roma, troverai sicuramente una pagina che ti darà la possibilità di trovare tutti i distretti, così come per Napoli, per Bologna e così via, quindi i comuni a cui fanno riferimento i distretti oppure le parti della città a cui afferiscono determinati distretti. Quindi c'è la possibilità, c'è proprio nella gazzetta, anzi. È molto importante dire che quando io faccio una scelta non puntuale ma sintetica e quindi metto il distretto, le scuole sono posizionate in questo distretto nel bollettino anche in una certa posizione. E quindi se io metto una scelta, faccio una scelta non puntuale ma sintetica di distretto, il sistema mi andrà a cercare una soluzione, mi cercherà di accontentarmi seguendo diciamo, la cronologia, o meglio, la posizione delle scuole su quel bollettino. Quindi Alessia ci chiede, ma come si fa ad avere un part-time nel caso sia troppo lontana una scuola? È possibile? Allora, Alessia, innanzitutto io direi che tu hai tante possibilità, nel senso che hai la possibilità di mettere cattedra intera, quindi una 18 ore, se non so per quale classe di concorso, quale tipo di posto, ordine e grado concorri, 18 ore per le scuole più vicino casa. Ma naturalmente, se metti una scuola che è molto lontana da te, che è disagiata, metti direttamente l'ispezione, senza poi andare a inficiare tutta l'organizzazione o magari qualcuno che quella scuola la voleva a posto intero non l'ha avuta perché era più basso in tenga datoria, quindi sin da subito per quelle scuole metti l'ispezione. Non ti sento, Andrea. Bisogna per forza inserire tutte le classi di concorso nella domanda? Se io non voglio ottenere una supplenza su una determinata classe di concorso, devo metterla per forza? Assolutamente no. Anche se io ho 6 insegnamenti, posso decidere di concorrere per una sola classe di concorso a un tipo di posto, per due, per tre, per quattro, per tutte. Quindi, Tiziana, in una scuola. In un comune con una scuola sola, è meglio mettere il comune o la scuola stessa? È la stessa cosa alla fine, c'è soltanto quel comune, però per esempio nel caso in cui quel comune sia il comune in cui c'è il disabile, a cui io faccio assistenza, io consiglio di mettere, anche se c'è soltanto una scuola, non so mai questi sistemi come ragionano, di mettere il comune piuttosto che la Ecco, scuola. Maria Concetta ci segnala una cosa, ecco, che scegliendo il distretto, il sistema attribuisce supplenza seguendo l'ordine alfabetico del codice meccanografico delle scuole all'interno di quel Sì, è distretto. quello che ho detto prima. Ecco, Quello che ho specifichiamo anche detto prima. Sì. questo passaggio. Ecco, Roberta, c'è questa domanda di Beatrice. Per le disponibilità, quindi saremo chiamati telefonicamente o manderanno una mail? Questo non mi è chiaro, è un aspetto che è meglio Beatrice, chiarire. purtroppo mi dispiace dirtelo, i funzionari, l'amministrazione non ha proprio il tempo di chiamare tutti quanti. Allora, ad oggi, 3 agosto, sarebbero dovute uscire le disponibilità di tutte le province italiane. Da quello che ne so, io so che non sono uscite, quindi dovrebbero uscire, c'è qualcuno che vuole aspettare le disponibilità, qualcuno che vuole andare in vacanza e niente, prova comunque. Io sono dell'idea che, soprattutto chi è basso in graduatoria, deve fare una scelta oculata, ma mettere tutte le opzioni possibili. Quindi nessuno ti chiamerà, tu fatti una bella scelta, di tutte le scuole che ti interessano, di tutte le classi di concorso per cui, tipi di insegnamento per cui vuoi concorrere, ma purtroppo nessuno ti chiamerà. E anche se tu chiamassi, magari non ti risponderebbero nemmeno. Perché non hanno neanche il tempo, non è, a volte non è neanche la mancanza di volontà, è proprio che c'è tanto da fare in questo periodo che è impossibile. Quindi Anita,
ci chiede, ma vorrei due spezzoni su due scuole di ordine diverso. Devo mettere spezzone per ogni classe di concorso con o senza completamento? No, vorrei due spezzoni su due scuole di ordine diverso. Naturalmente devono essere scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria secondaria di secondo grado. Non possiamo fare, come ho detto prima, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado o scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado. Devo mettere spezzone per ogni classe di concorso? No, con completamento, sennò come fai a unire questi due spezzoni? Devono essere uniti. Roberta, ti chiedo la pazienza di rispondere e di specificare la COE, la cattedra oraria esterna. Federica, guarda, io me l'aspettavo questa domanda e per questo l'ho ripetuto tante volte, perché non dobbiamo usare gli acronimi. COE significa cattedra oraria esterna, cioè io docente di lingua inglese non ho tutte le mie 18 ore nella scuola Dante Alighieri, ma ne ho 14 alla Dante Alighieri e 4 alla Cavour. Questa è una COE, mentre una COI, cattedra oraria interna, è una cattedra che comprende tutte le 18 ore all'interno della stessa scuola, quindi alla Dante Alighieri. Bene, andiamo... ecco, Alessandra quindi ci chiede, quindi bisognerà controllare il sito degli uffici scolastici provinciali, ci sarà un elenco per la convocazione? No, ragazzi, la domanda va fatta adesso, cominciata dal 2 fino al 16, alle ore 14 mi pare, Andrea, ricordamelo, sì, fino alle 14 del 16, sì. Non so se protrarranno, visto che hanno aperto alle 14 di ieri e non alle 9, così come era stato previsto. Non dovete per nessuno, ma forse Alessandra intende per la procedura per le immissioni in ruolo, potrebbe essere questa, sì, la domanda. Allora, per le supplenze non vi convocano, quindi tutti quanti quelli che hanno anche soltanto il titolo di accesso non hanno nulla, devono produrre la domanda. Se non la fanno vengono esclusi e possono concorrere solamente le graduatorie d'istituto. Per quanto riguarda il ruolo, comunque il possibile ruolo ai sensi del DM 188, come dicevo all'inizio, l'anno scorso ogni regione, ogni provincia aveva il contingente destinato alle missioni in ruolo da GPS. Per quanto ne so, noi in Campania non l'abbiamo avuto il nostro contingente per il sostegno infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. E anche perché l'anno scorso in Campania c'era la possibilità di avere il ruolo sul sostegno solo per la scuola secondaria di primo grado, ma ci sono stati concorsi in questo anno, ci sono stati molti posti, quindi concorrete se sapete che le graduatorie concorsuali sono gli sgoccioli, oppure non c'è più nessuno, se sapete che ci saranno molte rinunce, se sapete che le GAE non ci sono, concorrete anche per il ruolo. Io se penso invece alla DSS sostegno scuola secondaria a Napoli, vi dico che il posto non c'è perché ci sono tantissimi aspiranti ancora nelle graduatorie del concorso che aspettano di essere immessi in ruolo, quindi è inutile fare la domanda. Quindi Gianluigi ci chiede, ma so che in una scuola ci sono 10 ore, per completare clicco completamento, quindi le 10 ore libere possono essere completate dal sistema o l'ATP crea una COE? Allora, sono due cose diverse. Gianluigi, ciao Gianluigi, con Gianluigi ci sentiamo. Allora, Gianluigi, la COE, ti ripeto, è una cattedra oraria esterna, lo vediamo per la ragazza di prima, che è già formata, cioè già sai, tu vai nella scuola X, il dirigente ti dice, guarda, tu non hai tutte le ore qui, ne hai 14 qui e 4 alla Cavour, abbiamo detto, ok? 14 e 4. Cosa diversa è lo spezzone. Lo spezzone significa che io in quella scuola c'ho solo quello spezzone che è nato in organico di fatto, perché ho chiesto un particolare insegnamento o comunque per un altro motivo, e quindi io chiedo all'ATP, io mi prendo questo spezzone, però ti prego, completamelo con un altro spezzone da qualche altra parte, da qui la possibilità di chiedere il completamento sullo stesso insegnamento, su insegnamento diverso, e quest'anno, cosa che non c'era l'anno scorso, anche il completamento territoriale, cioè il sistema apre una tendina secondo la quale mi dice
Come vuoi completare? Vuoi completare in una scuola oppure anche all'interno di un comune che hai inserito, oppure anche all'interno di un distretto che hai inserito, o addirittura in tutta la provincia. Naturalmente si allarga le forbici con la quale io avrò questo tipo di completamento. Maria Giovanna, quindi dottoressa Vannini, se mi viene attribuito uno spezzone da GPS e poi arriva un completamento orario da graduatore d'istituto, se si rifiuta il completamento, si incorre in sanzioni? Perché già stai lavorando. Quindi nessuna sanzione. Quindi, ecco, Alessia, completa la domanda di prima, ma se scelgo poi lo spezzone, posso chiedere io come spalmare l'orario durante la settimana? Perché scegliendo lo spezzone per una scuola lontana non sono poi obbligata così ad andare tutti i giorni? Allora, diciamo che quando si chiede normalmente il part-time ci sono due possibilità, part-time orizzontale, quindi ci vado per poche ore tutti i giorni a scuola, quindi se la scuola fa un orario col sabato libero, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì per poche ore a completamento delle 9 ore. Oppure può essere verticale, quindi ci devo andare almeno tre giorni a settimana, naturalmente tu lo scegli, ma puoi fare una richiesta. Ma la scuola non può essere così asservita a quello che sono le tue necessità, o meglio, per come lo so io, cercano di accontentare le desiderata dei docenti, però se hanno necessità per innesti di orario di averti in servizio quel giorno a quel determinato orario, purtroppo poi dovrai far fede a quel tipo di orario. Arriva il domandone. Chiedi ruolo. Se rinuncia ad una nomina, incorre in sanzione? Chi è di ruolo? Sta lavorando. Quindi, sta lavorando. Però voglio capire perché dovrebbe rinunciare a una nomina. Io questo non capisco. Ragazzi, guardate, soprattutto questi ragazzi, queste persone che sono di ruolo, ok? Anch'io sono di ruolo. Allora, io innanzitutto dico sempre, chi è di ruolo e congela ai sensi dell'articolo 36, che cos'è l'articolo 36? La possibilità per i docenti, articolo 36, per il personale ATA, articolo 59, di congelare il proprio ruolo nel proprio profilo per poter avere un incarico a tempo determinato, almeno fino al 30 giugno, per un'altra classe di concorso, un altro tipo, anche tipo di posto, di un altro grado. Quindi che significa? Che io docente Roberta Vannini, docente di scuola primaria, concorro a questa procedura informatizzata per le nomine in ruolo per A018 perché voglio insegnare filosofia e scienze umane, ok? Però devo sapere che se faccio questa scelta, innanzitutto non ho più i benefit, se così si possono chiamare, dei docenti a tempo indeterminato. Non ho più la malattia secondo i parametri del docente a tempo indeterminato, quindi soltanto i primi 30 giorni per intero, gli altri 50% secondo il terzo mese. Non ho i giorni di permesso retribuito, senza contare che accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 36 mi interrompe l'anzianità di servizio e quindi vengo considerato come un docente a tempo determinato a tutti gli effetti e quindi per me fare una scelta del genere serve se per esempio sono di ruolo in Trentino, Friuli Venezia Giulia e abito a Palermo. Allora io dico, pur di stare vicino casa, non spendere i soldi del treno, stare vicino alla famiglia, stare vicino ai miei affetti, lo accetto. Ma se io abito a Napoli e non ho bell'età di per esempio insegnare per sempre nella scuola secondaria di secondo grado, perché molti lo fanno anche per acquisire i famosi 3 anni per fare poi il concorso straordinario. Ma se non ci sono queste velleità, non lo fate, non conviene per la carriera professionale. È un'altra cosa, cara Silvia, se tu già sai che vuoi rinunciare a una scuola, non la mettere. Metti direttamente una scuola che già hai. Al di là del fatto che non ritengo che tu riceva delle sanzioni perché però dovessi essere sanzionata, nel senso che rinunciare nell'anno in corso significherà che non riceverai più supplenze, richieste di supplenze per quest'anno. Questo sì, sicuramente, questo lo otterrai.
però tu hai una coperta di Linus che è diversa rispetto agli altri, perché tu c'hai sempre il tuo ruolo. Invece in questo caso stai togliendo un posto a un docente precario che magari con quel tipo di lavoro ci campa. Quindi se già sai che vuoi rinunciare, non accettare. Se tu sei accetti, metti tutte le scuole, anche quelle lontano casa, e sai che non l'accetterai, non lo fare. Non lo fare, uno, perché togli la possibilità a un precario, due, perché non ti conviene, anche perché la sanzione si applica in che modo? Cioè, non sei licenziato perché comunque hai già un posto di ruolo, però sicuramente per quest'anno non potrai più aspirare ad avere un incarico a tempo determinato da GPS. Poi c'è l'abbandono, tutta una serie, ci vorrebbe un'altra puntata per quanto riguarda tutte le sanzioni per abbandono. Infatti. Sì, Quant'altro? Ci vorrà un'altra puntata, Andrea. Basta, no, ma se vuoi la facciamo il 14 agosto. hai tutti gli altri, non ti preoccupare, c'è tutti gli altri. Il 14 agosto potremmo essere liberi qui, potremmo averne altre 6.000, magari con un bel falò come sfondo. Chi non ha sciolto la riserva e deve sostenere il concorso ordinario, deve compilare anche la sezione per immissioni ruolo. Ma è da tutte deve avere il titolo di sostegno, prima di tutto. Ma se è in riserva, io non ho fatto ancora la prova. Se non ha sciolto la riserva, non può assolutamente, perché è come se non avesse acquisito il titolo di sostegno. Perché io non so se Maria Letizia parla di sciolto di riserva, perché la riserva c'era anche per l'abilitazione, classe di concorso da concorso. Attenzione, si concorre ai sensi del DM 188 per il ruolo solo per la specializzazione sul sostegno, cioè significa che io avevo dichiarato che avrei conseguito il titolo di sostegno entro il 21 luglio, entro il 20 luglio, e non l'ho conseguito. Attenzione, non parliamo di quelli che non hanno sciolto la riserva perché non hanno poi sostenuto anche la prova orale oppure non è uscita la graduatoria del concorso a cui stavo concorrendo, scusa, gioco di parole. Quindi facciamo attenzione, Maria Letizia, solo per il sostegno. Quindi Simona ti chiede, ma qui hai parlato di punteggio a specifico. Cosa consiste? Allora, io sono una docente laureata in lettere. E come la docente laureata in lettere? Io no, eh. Sono una docente laureata in lettere e quindi concorro per a 0,12, a 0,11, a 0,22, a 0,13 e quant'altro. Quindi a 0,11, a 0,12, a 0,13 sono classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado. Mentre a 0,22 sarebbe italiano alla scuola media, diciamo scuola secondaria di primo grado, è un'altra classe di concorso per un altro ordine di scuola. Se io la mia supplenza la svolgo su a 0,22, quindi sulla scuola media, il mio punteggio fra 2 anni, quando andrò a caricarlo al sistema, mi varrà, se è annuale, 12 punti per a 0,22, quindi per italiano nella scuola media, e mi varrà come, perché è specifico, quindi l'ho fatto nella 0,22, ho svolto il mio lavoro nella 0,22, quindi mi vale per intero su a 0,22. Mi varrà come a specifico sulle altre classi di concorso che ho, quindi mi varrà invece di 12 punti, 6 punti per a 0,11, per a 0,12 e per a 0,13. Attenzione invece a chi concorre, chi ha un incarico sul sostegno, perché se io ho un incarico sul sostegno anche da graduatoria incrociata, la scuola, per esempio, sempre la stessa persona, laureata in lettere, prende una supplenza da ADSS, quindi da sostegno scuola secondaria di secondo grado, quel punteggio, quell'annualità gli varrà 12 punti sul sostegno se ha la graduatoria, ma gli varrà 12 punti anche per A011, per A012 e per A013, perché tutte e quattro fanno parte della scuola secondaria di secondo grado, saranno quindi considerati specifici, mentre gli varrà come A specifico, quindi la metà su A022. Bene, abbiamo terminato, siamo già a 1 ora e 50 di trasmissione, perché poi, come dire, il sistema, come dire, paghiamo, no? Poi c'è il supplemento, quindi già ti ringrazio perché siamo andati anche oltre il nostro format, che è di un'ora di Fai trasmissione. lavorare troppo. Un'ora di trasmissione, però col tutorial sicuramente abbiamo
abbiamo sforato, ma il motivo è presto detto. Io ti ringrazio, Roberta, davvero, a nome nostro. Perché questo allora, guarda, noi come WeCall avevamo intenzione di fare un tutorial, lo sai, sulle nostre pagine. Volevamo fare un tutorial sulle nostre pagine, nostro, perché l'abbiamo fatto con Giuseppe e con Paolo Pizzo un po' di tempo fa e ebbe un grande successo. Però veramente, visto che ce l'hai chiesto, visto che comunque ci teniamo alla vostra testata e soprattutto perché apprezziamo il lavoro che fate per risolvere i problemi di tanti precari, dando risposte ai tanti precari, ci è sembrato giusto farlo con voi piuttosto che farlo noi prima di voi. Quindi mi sembra una collaborazione. È una collaborazione che spero che vada avanti in maniera proficua, ma per ci mancherebbe. I lavoratori. Si può sempre migliorare, possiamo sempre rendere il servizio esaustivo, possiamo renderlo più fruibile, possiamo cercare di migliorare, questo è senza ombra di dubbio, gli errori e le zone d'ombra ce l'abbiamo. Mancherebbe. Questa idea della videoguida tutorial passo dopo passo l'abbiamo creata e sta funzionando. In diretta non è facile. Non è facile perché dobbiamo anche cercare di rispondere un po' a tutti. Molti hanno anche, come dire, come dicevo prima, delle situazioni molto particolari, chiedono appunto conto e soddisfazione, ha ragione, perché comunque, come dire, siamo al servizio dell'utenza, facciamo un servizio pubblico, pur essendo, come dire, una società privata, però cerchiamo veramente di rendere un servizio a tutta la comunità, sbagliamo, ci scusiamo e cerchiamo di rendere sempre meglio il nostro servizio. Andrea, però guarda, la nostra forza. Ripeto, allora, avere rispondere a tutte le esigenze, alle situazioni di tutti i lavoratori, di tutti i docenti precari, non è facile. Ci vorrebbe più, oltre 2 ore, 3 ore, una giornata di diretta. Se ci sono delle situazioni particolari, naturalmente sono sicura che tu farai degli altri tutorial, non lo so, però rivolgetevi a persone competenti che vi possono dare una mano raccontando quella che è la vostra situazione, perché in un tutorial in diretta si può dare un'informazione di massima di come funziona il sistema, ma per le questioni particolari vi invito a fare diversamente, è così. Ci sono le nostre guide, ma soprattutto ci sono i sindacati territoriali, la UIL, ma ci sono tutti gli altri che possono rendere un servizio, tra l'altro in un periodo, quello di agosto, dove evidentemente c'è anche bisogno di riposo, ma noi non ci riposiamo e vi rendiamo conto anche di tutte le novità in tempo reale. Grazie, il tempo dei complimenti e dei saluti è finito, ci fermiamo qua perché sennò facciamo troppo autoreferenzialità e i nostri utenti si disturbano, quindi ma è giusto terminarla qui. Grazie davvero Roberta, grazie mille, ci vediamo presto su Orizzonte Scuola TV. Torniamo a schermo intero, abbiamo quindi trasmesso questo video tutorial dedicato alle graduatorie provinciali per le supplenze. Io vi ricordo alcuni appuntamenti, vi ricordo che domani alle 14:15, lo mettiamo qui in sovraimpressione, avremo Attilio Varengo della CIS Scuola, mentre venerdì 5 agosto alle 14:30 avremo Pier Francesco Caressa dello SNALS, ma i question time continueranno per tutta la prossima settimana. Il tutorial si può rivedere. È chiaro che lo manderemo on demand dove volete, quando volete, lo potete vedere in spiaggia, lo potete vedere anche di sera prima di andare a letto, se volete, come dire, conciliare il sonno o avere gli incubi. E io a questo punto vi dico anche che ci saranno delle videopillole per specificare meglio alcuni passaggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi, è stata una lunga trasmissione, quasi 2 ore di diretta. Grazie per essere stati davvero fino alla fine con noi, abbiamo toccato punte anche di 6.000, oltre 6.000 utenti connessi, abbiamo finito praticamente a 3.000. Grazie e a presto su Orizzonte Scuola TV.